La spine buster, ovvero la spacca spina dorsale, te la sbriciola la spina dorsale. Bene, una delle manovre sicuramente più affascinanti e divertenti di questo sport spettacolo. Meno divertente sicuramente per chi la subisce. Io ammetto di averne subite abbastanza durante la mia carriera ed è una manovra che è stata resa celebre da Arn Anderson, uno dei Four Horsemen, grande compagno di Ric Flair. Se volete vederla eseguita in maniera veramente magistrale, dovete andare indietro col ticchettio del tempo e vedere i vecchi show dell'NWA, oppure mi ricordo una WrestleMania dove Ric Flair e Undertaker si stavano affrontando sul ring e un bel momento entra Arn Anderson, prende Undertaker in corsa e lo schiaccia al tappeto e per poco non è costato l'interruzione della streak da parte di Ric Flair ai danni di Undertaker proprio per quella spinebuster. Beh, se me lo chiedete ragazzi, la mia spinebuster preferita però è stata sempre eseguita da Batista perché aveva un modo di prepararla, di eseguirla e alla fine di celebrarla che mi faceva venire la pelle d'oca. E poi Batista è stato uno dei protagonisti della mia infanzia nel wrestling, quando appunto SmackDown era su Italia 1 e quindi tutti i ragazzini iniziarono a seguire il wrestling e c'erano i grandi Eddie Guerrero, Undertaker, Kurt Angle, Big Show e Batista che li schiacciava tutti con la Spinebuster. Beh, e forse molti potranno dubitare o avere la loro preferenza su chi ha eseguito meglio la Spinebuster, ma certo, Triple H veramente un fenomeno a eseguire la Spinebuster, ma c'erano altre mosse sicuramente che lo hanno reso ancora più celebre. Quindi, per quanto mi riguarda, Batista è il vincitore per la migliore Spinebuster. E un po' come dicevano i grandi lottatori di wrestling del passato, non è la mossa a essere importante, ma è quello che c'è tra le mosse a rendere speciale un match, il lottatore e talvolta la mossa stessa. E per quanto mi riguarda, Batista, con quello che faceva prima e quello che faceva dopo, rendeva la Spinebuster una mossa veramente attesa e efficace.